Ciao, faccio un piccolo video sulla chiusura di questo 2017 per fare un pochino il punto della mia esperienza passata in questo 2017 per me epocale. Ed è epocale insieme ad altre date perché c'è stata una svolta. Sono tre le date importanti nella mia esperienza individuale interiore, quella reale, da dove prendi tutto quello che ti serve per vivere in questo mondo da re senza ego, senza presunzione, senza approfittarsi degli altri, senza recargli danno, senza creargli perdite, senza truffarli. No? Come Dio fa con ogni sua creatura. E questo anno, 2017, è una data epocale perché in aggiunta al regno di Dio che è dentro di me, che avevo già ricevuto per mia grandissima fortuna il 4 febbraio del 1980. E quella data lì, 4 febbraio 1980, è, dopo la data della nascita, la data più importante della mia vita attuale. Poi c'è stato il 2010, che è stata il Natale, fine anno 2010, è stato anche quello epocale, perché mi è successo qualcosa che definitivamente mi ha fatto vivere la mia realtà interiore senza più buchi, senza più falle di carenza d'amore perché dipendevi da persone, affetti, tutte cose tue interne, però comunque che creavano un disagio. Col 2010 è stata una cosa epocale. Poi il 2017, dove in aggiunta al regno dei cieli che già mi era stato consegnato dentro di me e che in tutti questi anni è cresciuto e mi ha preparato per poter ricevere questo regno che è veramente il regno che Dio dà su questa terra ad ogni essere umano. Che in questo 2017, anno epocale, ho scoperto, grazie alle multe del cazzo, che c'è una grandissima truffa dietro che va in atto da migliaia di anni e che io posso interrompere semplicemente togliendo il mio silenzio e assenso. È di una risoluzione, il problema così irrisolvibile che fa ridere e addirittura fa pensare non è possibile. Non è possibile che bastava che io dicessi no perché questa cosa si interrompesse. È chiaro che questo no deve essere consapevole di quella che è la tua esistenza, di quella che è la tua vera paternità, cioè il creatore, e di che cosa puoi concederti il lusso di vivere in questo mondo avendo un tale padre, che non fa distinzioni. Non è che io gli sto più a cuore di uno che in questo momento può essere in una bidonville in Africa o in Brasile, che magari gli stanno togliendo un rene perché lo fanno, no? Il mio regno è il regno di quel diseredato perché gli è stata portata via la sua eredità, come a ognuno di noi alla nascita ci viene tolta la nostra eredità. Ma ne avrò occasione di parlare più avanti. Adesso mi sono segnato due o tre cosine perché voglio stare veramente corto. Voglio dare un annuncio. Con questo video qui si conclude la mia esperienza sul web caricando video su YouTube, su Facebook, eccetera. Dal prossimo anno i video che caricherò verranno caricati in una piattaforma indipendente che si chiama Steemit. Magari la metterò in montaggio se lo voglio montare o mandare così. E questa piattaforma è particolare perché è una piattaforma indipendente, open source. Siccome sono sicuro, e se mi sbaglio bene, no? Ma se non mi sbaglio meglio a prevenire, sono sicuro che Facebook, Google, tutto quello che è il network di uso comune, no? Molto praticato, Twitter, anche se io Twitter non l'ho mai digerito, userò mai, basta Facebook, no? Anche se so che Facebook mi frega, come mi frega Google, no? Fondamentalmente. Ma il punto qual è?
è che lì tu non guadagni niente, loro fanno il show, lo spettacolo, la produzione che gli crea un mucchio di soldi e te ti danno briciole, briciole. E quelle briciole, come è capitato, no? Io prendevo dai 100 ai 150 euro al mese quando andava bene, dopo anni di caricare robe eccetera, poi un giorno Google mi ha bannato, ha detto siccome hai avuto dei click sospetti su una cosa, hanno aspettato di dirmelo verso la fine del pagamento, non ti paghiamo più. E tu cosa puoi dire? Hanno tutto in mano loro, è in armonia con il contratto che ti hanno appiccicato alla nascita, dove tu di diritti non ne hai, devi sottostare alla lotta che ti impone un avversario che ti si presenta come tuo governatore, come tuo padre, come tua madre, ma in realtà è un tuo avversario, ti porta via esattamente, completamente la tua eredità e se la pappa lui, no? Fondamentalmente. Allora io andrò in questa nuova piattaforma che si chiama Steemit, no? Dove non solo io posso guadagnare molti più soldi in base alle visualizzazioni dei video che posso caricare, ma anche chi commenta e fa dei commenti giusti che vengono poi votati da altre persone, a sua volta guadagna dei soldi. Per cui è un guadagno per tutti. Questa parola per tutti, mi ricordo che in un momento dove mi stavo informando sul marketing, perché ti istruiscono anche per come usarli questi sistemi da schiavi, no? Mi ricordo che in questo studio dicevano non usare mai la parola per tutti. Perché le persone sono individuo e tu devi parlare all'individuo, devi sentirsi stimolato individualmente, ed è vero, tutto suona, è vero, no? Non esiste tutti, esisto io, individuo. Però mi sono accorto che questo cavare tutti è una roba che sembra innocente, sembra fare più efficienza sulla comunicazione, ma in realtà toglie lo scopo per il quale tutti questi individui come me insieme vivono un tutti, e questi tutti non devono essere come finora è avvenuto da migliaia di anni l'uno contro l'altro a guardarsi in cagnesco, tipo tu mi stai fregando la vita, perché non sono i nostri compagnucci che stanno fregando la vita, ma è qualcuno di molto più in alto che noi pensiamo da sempre che sia la cosa buona da seguire, la cosa che è in grado di farci redimere. Ed è purtroppo per lei, non per me, perché sono responsabilità sue i crimini che commette da migliaia di anni e sta continuando a commettere anche adesso. Ed è il Sacro Romano Impero, cioè la Chiesa Cattolica. Nessuno di noi sa che ognuno, o meno, forse non tutti, però 194 paesi nel mondo sono proprietari della Chiesa Cattolica. Il Sacro Romano Impero non è mai cessato, ha continuato ad andare avanti con le sue leggi che continuano ad imporci. Ma io ne parlerò andando avanti. Cosa mi ero... Ah, sì, chiudo qui. Domani, Prem Rawat, il mio maestro che io seguo da tantissimi anni, dal 1979, domani parlerà in uno streaming gratuito per un discorso di inizio anno alle persone che lo seguono e anche quello che non hanno mai saputo niente, perché Prem Rawat dice la conoscenza è inclusiva, è per tutti, a differenza del marketing che no, la conoscenza è aperta a tutti, senza nessuna distinzione. Infatti, cosa c'è di bello per me nella mia vita che mi è piaciuto subito? È venuta e non mi ha detto di cambiare niente della vita che io stavo facendo. Infatti disse, non mi interessa la tua vita, fai quello che vuoi, non ti dico di togliere, ti dico solo di aggiungere una cosa a quelle che già fai. Ed è, stai un po' di tempo con te, pratica un po' la compagnia di te stesso, medita, stai in compagnia di te stesso, senti quanto è nutriente questa compagnia, a differenza delle compagnie esterne, no? Che per quanto simpatiche e armoniose possono essere per noi in certi momenti, non saranno mai appaganti e rigeneranti e formanti come quella compagnia interiore, che è il regno che Dio non è che porterà sulla terra, l'inganno è che ci dicono porterà, no, ce l'hai già dentro di te, ad ogni respiro il tuo regno è lì. Ci hanno preso per il culo molto bene, posticipandoci un qualche cosa che abbiamo già dentro. Sono stati veramente molto bravi, ma è finita la farsa.
è finita la farsa. Per cui per me si conclude questo 2017 meraviglioso e so che inizierà un 2018, non so quanto andrò avanti perché posso morire il 2, il 3, non lo so, finché vita avrò io me la spenderò al meglio nel mio regno interiore con quella umiltà consapevole e forza usabile per far rispettare la legge non mia ma divina di Dio che attraverso di me chiede di esprimersi e se io non glielo lascio fare alla fine della mia vita come giustifico il fatto che la missione della mia vita qui in questa missione terrena non è stata portata a termine? Sono stato malato in questo mondo facendo un giro nell'illusione ma testimoniando la verità che è Dio che dà l'esistenza. Ti sei fatto questo giro di giostra in questa armonia? Se la risposta è no, o no perché è venuto Peppino, mi ha detto che non, cosa non la posso fare, che non c'è tempo, che mi devo pentire di tutti i miei peccati, che non sono degno, ma forse se faccio il bravo, eccetera. E ci hai creduto? La prima patacca che è venuto ci hai creduto? Abbiamo un margine di crescita enorme, come umanità. Ed è vero, abbiamo un margine di crescita enorme. Tutte le persone che sono confuse adesso, è logico che lo siano. Ci hanno ammaestrati molto bene, no? Molto bene. Noi siamo veramente come specie umana una specie addomesticabile, dice Mauro Biglino. Ah, comunque, allora domani il boss fa questo collegamento e su Facebook, io dopo metterò il link, chi vuole registrarsi tramite Facebook vedrà, sentirà parlare Pranavate, io sono aperto ad ascoltarlo perché tutte le volte che l'ho fatto mi sono portato a casa sempre qualcosa di enorme, in più, no? Perché poi queste parole non sono solo parole che tu devi analizzare qua, fare dei lavori, delle cose che poi tu ti ritrovi, boom, sempre più forte, sempre più potente. E io sento umilmente, perché non devo alzare la cresta, sento che ha una forza in me che ha avuto bisogno di una preparazione di 37 anni per poter essere finalmente spesa. Io so che la spenderò la mia sovranità, non me la faccio più portare via, so come farla rispettare e se qualcuno a un certo punto vuole scendere la violenza perché non può fare altro, vedrò come comportarmi, io cerco di evitarla perché sono un uomo in pace, lo scopo della vita è mantenere quella pace, non farsela rubare e io faccio questo, per cui questo è il mio buon anno, non so quanto ho parlato, però è il video che chiude il 2017. Col 2018 spero di iniziare a pubblicare i miei video su Steam It e guadagnare un po' di soldi anch'io e non solo fare guadagnare i nostri padroni che tra l'altro sono anche molto dispettosi, no? Non ti fanno neanche le cose semplici, ti fanno sempre delle aggravanti, così, perché gli piace dare qualche frustata, così. È finita, ecco, l'epoca lì è finita, ok. Io mi sono fatto l'augurio per il buon anno, per me stesso, e se c'è qualcuno che in qualche modo ne avrà un beneficio, mi fa piacere per lui. Buon anno veramente a tutti, perché è l'anno buono.